It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. So take your time, think a lot. Why think of everything you got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. I know I have to go. E benvenuti e bentornati a questa nuova edizione di Mamma Mia. Ormai sono tanti, tanti anni che questa trasmissione cerca di fare informazione di qualità agli adulti in generale. Non si può parlare soltanto di genitori, la nostra trasmissione è seguita da insegnanti, è seguita da nonni, è seguita da educatori in genere o comunque da tutte quelle persone che sanno, capiscono e comprendono quanto in realtà dare un valore all'infanzia, dare un valore anche all'adolescenza, perché anche di questo ovviamente parliamo nella nostra trasmissione, sia dare valore alla società in cui viviamo. Affrontiamo tantissimi argomenti, vi ricorderete siamo partiti nelle primissime edizioni parlando soltanto di primissima infanzia, quindi parlavamo di gravidanza, di bambini più piccoli, e poi negli anni vi abbiamo fatto compagnia con la crescita dei ragazzi e spesso trattiamo argomenti che non riguardano più soltanto la primissima infanzia, l'infanzia, la preadolescenza o l'adolescenza, ma che riguardano anche la famiglia in generale, l'età adulta, la famiglia in tutte le sue sfaccettature e il mondo dello stare con i ragazzi in tutte le sue sfaccettature. Iniziamo quindi col botto, perché abbiamo invitato un ospite che nella passata edizione era già stato con noi. Qua in Toscana è una figura di riferimento per tantissimi genitori, ha aiutato tantissime famiglie nel corso della sua esperienza, e noi abbiamo il grande onore di averlo di nuovo con noi. Sto parlando del dottor Sergio Teglia. Bentornato, dottore. Grazie, perché la sua presenza qui è molto apprezzata. Sì, grazie anche a voi dell'invito. Ma si figuri. Ecco, quindi psicologo, psicoterapeuta che per anni ha tenuto la scuola per genitori. 13 anni di scuola per genitori, quindi quando si nomina il dottor Teglia, gli occhi dei genitori si illuminano, perché lei dà delle risposte. Spesso si legge tanta teoria, ma poi manca la risposta concreta, no? Ok. E lei adesso che fa di bello? Beh, dunque, io dal 2021 sono in pensione e di bello faccio una cosa che facevo anche prima, con molto più tempo. Faccio volontariato alla Onlus Campo San Piero, agricoltura sociale. Mi occupo di adulti con disabilità medio-lieve, anche di ragazzi stranieri che lavorano la famosa agricoltura sociale, riconosciuta da tutti come grande agenzia di inclusione, pagati, assicurati, con persone che a me piacciono molto, che è appunto la Onlus Campo San Piero, presidente, gli operatori, e faccio anche le scene per loro di autofinanziamento, sì. Scene che hanno un titolo molto interessante, ora purtroppo col Covid siamo un po' in difficoltà, si chiamano Io C'ero, perché è una scena ad ingresso, ad offerta, direi anche con qualità, soprattutto la pizza piuttosto buona, e dopo un'oretta di scena io intervisto una persona che parla solo di quello che sa, ben ligio al concetto che i ragazzi oggi, perché è una serata, una delle poche credo in Italia, per genitori e figli di tutte le età. E i ragazzi oggi ascoltano molto più i testimoni, anzi, a mio parere, solo i testimoni e non i predicatori. Quindi ho intervistato tutta gente che sa quello che dice perché l'ha sperimentato sulla sua pelle. E quindi si torna lì, a quello che dicevo all'inizio. Si parla di esperienze concrete dello stare con i ragazzi. Decisamente. Oggi il dottor Teglia ci parla di un argomento molto interessante, perché per tutti i genitori, nelle varie fasce d'età,
il sonno, di questo andiamo a parlare, può essere una cosa meravigliosa o può essere il problema. Il sonno che manca ai genitori, il sonno che manca ai bambini, l'addormentamento e dove lo faccio dormire. Perché è così importante il sonno in generale, dottore? Dunque, il sonno è nutrimento per la mente, nutrimento per probabilmente anche per il nostro fisico. Però, piccola premessa, il genitore che è contento, soddisfatto, piacevolmente aperto alla vita, quando il figlio dorme, non si deve sentire in colpa. Certo, perché ci sono i genitori che si sentono in colpa quando si sentono sollevati perché il figlio dorme. Sì. C'è un pochino il genitore che vuole essere genitore sempre presente al figlio. Oggi, come dice un psicologo che stimo molto, che è Recalcati, i figli devono avere meno, bisogna insegnargli il verbo mancare, il verbo togliere, così gli rimane il desiderio, che è una cosa meravigliosa nella vita. Ecco, dormire dei figli, qualche volta dice, ma come, sto bene ora perché lui dorme tutto il giorno, ci ho giocato. No, fra l'altro i bambini quando dormono sono splendidi, anche gli adolescenti. Poi quando si svegliano, il bambino di 2 anni e mezzo, che il genitore gli va a dire che bello, ti sei svegliato, la risposta normale è no. E un qualche genitore dice sì, comincia la guerra. Si inizia. Altra piccola premessa, il mestiere del genitore non lo sostengo io, lo sostiene un grande psicologo, psicanalista che è Galimberti, che io stimo molto, è un mix di fatica e felicità, ricordiamoci. Mi piace, quindi essere genitore è un mix al 50-50? Spesso ha più fatica che non felicità. È della serie semini bene per raccogliere dopo. Dopo vuol dire 20-25 anni. No, ma e quanto a volte si cerca nell'essere genitore di non far fatica pensando che tanto i figli vengano... Non è così. Non è così, vero. E in più, quando è un figlio non sei più né autonomo né indipendente. Questa è un'affermazione mia. Non sei più né autonomo, ripeto, né indipendente. No, mi piace. E gli adolescenti di oggi, con questi problemi che sono in giro, non di poco conto, per saper scegliere da soli devono avere la certezza che il genitore c'è. Il famoso amore verticale di Galimberti. Sai che se sbagli loro ci sono. Okay, questo è fondamentale. È fondamentale. Allora, dottore, parlando di sonno, quindi, sì, della fatica dell'essere genitore, della fatica dell'addormentamento, sì, iniziamo dai più piccolini. Allora, c'è un'impostazione ora che non giudico, nel senso ne prendo soltanto atto, c'è un'impostazione soprattutto per quanto riguarda la fascia dei piccolissimi, quindi dai primi giorni di vita in poi, di questo genitore molto fisico, quindi il famoso pelle a pelle, questo incentivo al contatto fisico costante anche nel momento del sonno, quasi come appunto se questa prima fase dell'attaccamento fosse un prolungamento del periodo della gestazione. In termini di sonno, a volte si sentono mamme che hanno quindi informazioni contrastanti, no? La mamma o la nonna gli dicono fallo dormire nella carrozzina qua con la finestra aperta durante il giorno mentre tu fai altro, quindi che senta i rumori normali, che senta il rumore della televisione perché non è notte, questa è la vecchia scuola. E invece ci sono altre scuole per cui la mamma se lo deve tenere addosso. Qual è il modo migliore nei primissimi mesi, dove si svegliano comunque ogni 3 ore per prendere il latte, hanno le coliche? Dunque, io con umiltà devo dire, presento la mia impostazione, frutto di un po' di anni, di molte consulenze a genitori, sui 1000 annui circa, forse anche di più qualche volta. Devo dire che la ricerca del contatto è molto importante, la sicurezza, l'allattamento al seno è splendido. Dobbiamo ricordarci però che il bambino in gravidanza di giorno, fra virgolette, dormiva perché la mamma si muove e lo culla e di notte stava sveglio. Quindi l'inizio spesso non è dei migliori della serie. Si continua su questa linea. Compito del genitore fa capire al bambino piccolo, presto, prima possibile, la differenza tra il giorno e la notte. E passa attraverso la luce il giorno, il buio la notte, il parlare, lo stimolare il giorno, l'accarezzare e prendere un pochino di distanze la notte. Quindi non c'è una linea
nella mia consulenza genitoriale che ho seguito, non c'è una data da qui in poi, è un progressivo allontanamento, distacco, sempre però con la certezza che il genitore ti accarezza. Ora c'è, non so neanche come si chiama, quella specie di cullina attaccata al letto. Next to me. Ecco, io tutto ciò che è straniero, anche vicino a me, anche lockdown, è un prolungamento del letto, per chi non lo sapesse, è una specie di prolunga invece del lettino, esatto, che è più scomodo perché comunque alla sbarra, no? Quindi il genitore si deve alzare, prenderlo, sollevarlo. In quel caso non sta nel letto con i genitori, ma è una prolunga al lettone. Mi piace molto. Sì, mi piace molto perché te lo abiti a dormire da solo con il contatto quando ha bisogno, e questa è una linea che è un inizio splendido, è quella via di mezzo, brava, che i saggi dicono che è la strada migliore da seguire in tante situazioni, no? Non sempre la virtù sta nel non esatto, non sempre è facile trovarla. Ecco, allora, questo per quanto riguarda la prima fascia d'età, e poi passiamo a quello che, diciamo, sarà un bel argomento, perché si inizierà a parlare del sonno dei più grandi e lì si apre un mondo. Lo facciamo fra un pochino, hai dottore, voce, perché il periodo, lo sappiamo, per l'infanzia, per gli studenti, in generale non è dei migliori. Questa pandemia ha scoperchiato un sacco di problemi, ne ha creati di problemi ai nostri ragazzi, e quindi ci siamo trovati a doverci confrontare con problematiche di cui prima si sospettava l'esistenza, adesso ne prendiamo atto e stiamo cercando da un po' di tempo, sia come genitori che come insegnanti, per quanto riguarda le scuole, di fronteggiare queste nuove esigenze che la pandemia ha fatto emergere. Sapete, collaboriamo, mi rivolgo anche ai nostri amici a casa, collaboriamo con altre emittenti dell'associazione Corallo, e Telepace Chiavari, nello specifico la nostra collega Cristina Oneto, ci ha inviato una bellissima intervista, un'intervista che ci dice che cosa la pandemia a livello scolastico ci ha insegnato. Per questo ha intervistato un pedagogista e docente universitario, Roberto Franchini. Vi invito a guardare il servizio con noi perché è veramente molto bello. È un mondo articolato e complesso quello della scuola, per il quale tuttavia sono possibili correttivi semplici. La pandemia non ha messo in crisi il sistema, ha solo accentuato e reso maggiormente visibili le debolezze che lo caratterizzano. Quella scuola non sta benissimo, ma forse non stava benissimo nemmeno prima, ecco, per cui la riflessione dentro la pandemia, e speriamo un domani anche fuori dalla pandemia, ci lascia immaginare scenari diversi, no? Per cui approfittiamone. Non pensiamo soltanto ai rimedi di corto raggio, come, che so io, il distanziamento, il banco mono studente e così via, ma possiamo immaginare di ripensare complessivamente la scuola. L'esperienza della didattica a distanza, con i suoi pregi e i suoi difetti, ha messo in luce l'anacronismo di un certo modo di fare scuola, perfettamente funzionante sino a 40-50 anni fa, oggi poco attuale nell'approccio allo studente. A cosa mi riferisco? A un approccio educativo, un approccio di istruzione, dove c'è un docente in cattedra, 20 ragazzi sotto controllo, tra l'altro dire oggi sotto controllo è già abbastanza arduo, che stanno lì seduti passivamente ad ascoltare, poi magari a casa studiano e il giorno dopo ripetono quello che hanno studiato, salvo poi dimenticarselo nel giro, dipende un po' dalla biologia, nel giro di 10 giorni, un mese, 6 mesi e così via, no? Allora, reimmaginare un po' la grammatica della scuola, reimmaginare l'organizzazione scolastica a partire da fondamentali variabili un po' implicite. In Europa si stanno già diffondendo modelli raccomandati dall'OCSE e non ancora decollati in Italia, in cui vengono ripensati lo spazio, il tempo, le risorse e il modo di fare didattica con un apprendimento mobile e attivo. Mobile non tanto e non solo facendo riferimento alle tecnologie, ma mobile nel senso che mi muovo. Sono in un piccolo gruppo e approfondisco, faccio ricerca insieme ad altre persone e lo faccio in modo attivo, perché non devo semplicemente ascoltare, anche, ma devo creare oggetti culturali, oggetti degni di nota. Oggi tra l'altro le tecnologie spalancano possibilità incredibili, no? Di creare podcast, video, ebook, tutorial, no? Perché immaginiamo dei ragazzi attivi in cui gli adulti hanno fiducia e che in piccoli gruppi, sotto lo stimolo di indispensabili elementi culturali, generano avventure di apprendimento che danno luogo a prodotti che poi possono pubblicare ed esporre perché gli altri li vedano, li approvino e si crea uno scambio continuo.
Il primo passo da fare nella direzione di un cambiamento organizzativo è quello di superare retaggi del passato, oggi non più efficaci. Quel tipo di scuola che conosciamo è nata grosso modo nel 600 ed è durata fino ad oggi, qui possiamo immaginare come sia difficile cambiare retaggi così storici, addirittura secolari. C'è poi un altro aspetto che riguarda la formazione dei nostri educatori, vorrei chiamarli così più che insegnanti, no? Anche se anche insegnanti è un bel termine, vuol dire che lasci il segno, no? Ma educatori, perché ecco, questo forse è un punto veramente decisivo, cioè l'abitudine ad essere più laterali che frontali, cioè l'insegnante, l'educatore appunto, che si immagina più a supporto, a sostegno delle dinamiche di apprendimento, qui in una posizione deangolata, non solo dal punto di vista spaziale, ma anche mentale e psicologico, per essere di supporto ai ragazzi nella loro avventura di apprendimento. Accanto a questo è necessaria una diversa organizzazione delle risorse da mettere a disposizione degli studenti. Immaginate anche solo il libro di testo. Oggi il libro di testo è un enorme anacronismo rispetto all'ampiezza e alla ricchezza delle risorse che troviamo sul mondo vasto di internet, dei social. Qui il discorso sarebbe lungo, è chiaro che io non ce l'ho col libro in generale, non ce l'ho coi libri, ma è il libro di testo che è un anacronismo, no? Per cui l'aspetto organizzativo, compreso le risorse didattiche, ma poi la formazione iniziale e continua dei nostri educatori, che devono un po' reimmaginarsi in un ruolo che secondo me è molto più bello, molto più entusiasmante ed è anche più, uso un termine strano, rilassante, perché fare lezione frontale a 25 ragazzi scatenati è complicatissimo, ma aver fiducia di loro e immergersi nella relazione essendo di sostegno al loro apprendimento è molto più bello. Veramente un bellissimo servizio, quindi ringraziamo i nostri colleghi. Io vi invito a rimanere con noi proprio altri due minuti e poi torniamo in studio col dottor Teglia a parlare del sonno dei bambini. Restate con noi. E quindi bentornati in studio. La promessa era di lasciarvi per pochissimi minuti, siamo stati fedeli alla promessa fatta e quindi, dottore, sta a lei. Torniamo a parlare di sonno. Potrei dire prima una cosa? Tutto quello che allora, vuoi. Questo tema del sonno nel 1700-1800 già era citato da Kant, filosofo, tanta roba, che diceva che il cielo ha donato agli uomini, per compensare le difficoltà della vita, la speranza, quanto mai attuale, il sonno e il sorriso. Cioè ha messo il sonno insieme al sorriso e alla speranza. Sì, mi sembra il tanta signor roba. Kant. Tanta roba, sì. Come mai il sonno quindi è così? Beh, perché è un tema che coinvolge in questa sede dove veramente si fa formazione per genitori, aggiornamento, non chiaramente soluzioni preordinate, si parla di sonno dei bambini, ma è un tema che coinvolge molto anche i grandi, l'insonnia, le difficoltà ad addormentarsi, il sonno che con gli anni purtroppo diventa un pochino più complicato. E poi, tornando al discorso figli, siccome la psicologia è una splendida disciplina, ma spesso è il Grand Canyon, ricordiamoci che esiste anche il DNA, quindi se un genitore è un breve dormitore, uso un verbo un po', si susina un figlio breve dormitore. Se quindi è colpa lungo nostra se il figlio dorme. Colpa. Però c'è il DNA. Ci abbiamo messo un po' del nostro. Quando vengono da me e mi dicono dorme 3 ore, poi si sveglia, se il lavoro, e mi richiama, dico lei come dormiva? E questo spesso guarda la compagna e dice uguale. Ecco. Quindi c'è anche il DNA. C'è anche una predisposizione. Sì, bravo, una predisposizione. Ho capito perché mio figlio va in letargo, insomma, tutto la mamma. A parte gli scherzi, abbiamo parlato dei piccolini, no? Proprio di bambini piccolini, della culla accanto al letto. Ebbene, parliamo di quelli più grandi. Perché? Quindi parliamo di una fascia d'età a partire dai 3, 2 e mezzo? Ma anche 2 e mezzo. Facciamo 2 e mezzo. Sì. Comprendiamo tutta la fascia scuola primaria, perché io conosco bambini di 8-9 anni che ancora non vanno a dormire dall'amichetto. Dunque, mega domanda. L'argomento è molto ampio. Molto. Preferirei introdurlo dicendo che nessun bambino muore se dorme nel lettone, ok? Però rimangono spesso piccoli e di fronte alle difficoltà della vita sono un po' in difficoltà.
paradossalmente, okay, perché hanno bisogno sempre del contatto di quello accanto. Quindi l'obiettivo dai 2 anni in poi è che un figlio dorma, casa permettendo, nella sua camera, quantomeno nel suo lettino. E dopo una serie piuttosto prolungata, come ho già detto, di consulenze genitoriali, ho un piccolo protocollo che spesso paga molto, e cioè quando il genitore dice ora è il momento di portarlo nel suo letto, e di solito l'occasione migliore è l'estate, quando non c'è la scuola dell'infanzia o il nido, bene, te prepari questa camera, che non deve essere un luogo dove va a giocare il bambino, solo camera carina, senza luci psichedeliche perché agitano e basta, con una piccola lucina se vuoi alla presa, con un profumo molto buono di quella stanza e che rimane solo in quella stanza, con una bella poltrona accanto al letto di suo figlio, e lui va nel letto con il genitore lì accanto, non dentro il letto, sulla poltrona perché indica un distacco. E questo genitore che dice al figlio, intanto ti leggo una storia, e se gliela vuole inventare ancora meglio, basta che sia una storia, no? Si comincia alle 9 e alle 10:30 siamo sempre lì alla quinta storia. E succede. Sì, una storia, poi io ti faccio compagnia qui fin tanto che non ti addormenti e anche un pochino dopo. E ci stai davvero, perché qualche furbino fa finta di dormire per vedere se ci stai o vai via. Quindi se ci stai quella mezz'ora, 20 minuti dopo che dormi lo senti dal respiro. E poi gli dici anche, se di notte ti svegli, non venire per favore, mi chiami e io ritorno. E questa è la prima fase. Quindi l'invito a non alzarsi in caso di risveglio. Esatto, però la prima fase raggiunta è che lui si addormenti, fra virgolette, da solo nel suo letto. Poi la poltrona accanto ci può stare anche fino a 20 anni. Nessuno è... non ci sta ovviamente. Certo. Ci può stare anche fino alla fine degli elementari, non ci sta neanche perché chiedono prima poi andare. Però il concetto è di addormentarsi nel suo letto. Poi, spesso, durante la notte, come dicono a Pistoia, io l'ho imparato, accapano verso le 2 o le 3. Quindi arrivano, per esatto, chi ci guardasse fuori dalla Toscana, ti piedini. Sì, e non si fa la tangenziale di Roma a riportarlo di là. Si sta zitti, la mattina si dirà ancora a questo bambino di 4 anni, guarda, non venire, mi chiami, vengo io. Poi si arriva all'estate, poi si arriva al periodo che non c'è la scuola dell'infanzia, lui arriva e noi lo riportiamo, pacati. Ci rimettiamo lì in silenzio, non ci legge storie, si chiude gli occhi, si allunga la mano e si riaddormenta. E dorme nel suo letto. Cioè deve per capire... la salute di tutti. Ecco, però il concetto è che il bambino deve capire, diciamo così, il bambino ci prova tendenzialmente, certo. Bisogna fargli capire estremamente con le buone, sì, che però si dorme in un altro, sì, modo. Con le buone, ma con sempre quella reazione. Sì, sì. Allora, molti bambini che dormono nel lettone non è perché ci vogliono dormire loro, è perché fa piacere ai genitori. Assolutamente, assolutamente. E questo alla lunga purtroppo non paga molto, ecco, anche ma se non crea... genitori, dottore, che hanno perso il momento, cioè... li hanno fatti dormire nel lettone fino a 5 anni. Bene. Penso anche a, ci metto anche un'ulteriore variabile, ci sono anche tante coppie separate, sì, quindi famiglie con o la mamma e il bambino, certo, e succede, sì, che anche proprio per una questione di attaccamento, ancora più, mi passi il termine, lo so che è eccessivo, morboso, il fatto di dormire insieme sia un modo per ricreare famiglia nel lettone. Ok. Ecco. Molto comprensibile, ma non utile molto al figlio, si può sempre recuperare. Basta essere convinti, basta che questo genitore capisca, perché ai genitori non gli si può dare una regola senza spiegargliela. Sono passati i tempi dell'addestramento, è il momento della formazione, quindi gli spieghi che per un figlio dormire con te significa spesso rimanere piccolo. Se te, fra virgolette, lo riesci a trasferirlo, a convincerlo, stando presente nella sua stanza, gli fai un gran bene nell'autostima e sicurezza personale, e il genitore lo fa. Ecco, quindi è vero che c'è un forte collegamento fra l'autonomia del sonno e l'autostima. Abbastanza. Cioè, abbastanza. Preciso anche che se uno ci va a dormire nella sua camera a 6 anni o a 7 o a 8, recupera quell'altro, perché non è che quell'altro nel frattempo hanno dormito in 3 stanze, quindi non è che sei staccato e ormai il tempo è passato. Certo, bene. È vero quello che hai detto, che cioè spesso
dormendo assieme nelle situazioni di separazione è un po' come ricreare quella cosa che non c'è più, però non serve molto, serve più al genitore che non al figlio. E anche questo lo immaginavo. Allora, dottore, lei ha una collega che si chiama dottoressa Diana Lenza, che stimo molto, anche se non la conosco di persona, però la stimo. Si vede che le hanno ho sentito le trasmissioni qua. L'ha vista, perché appunto è una pietra miliare della nostra trasmissione, e è una grandissima appassionata di lettura e di libri. Quindi quest'anno, oltre a tornare anche qua in studio a farci compagnia, si è occupata di una rubrica per la quale ha scelto anche il seguente titolo: La piccola biblioteca del genitore consapevole. Nel concetto di consapevolezza del genitore, lo sappiamo ormai, ci sta un mondo. Ha scelto per noi una piccola selezione di testi che, secondo lei, per il genitore che vuole approfondire alcune tematiche, non può mancare. In questo piccolo appuntamento insieme ci parla di Genitori efficaci, la vedevo annuire quando gliel'ho anticipato, di Thomas Gordon, sottotitolo Educare figli responsabili. Mi sembra che calzi a pennello anche con il nostro argomento. Sì. Andiamo ad ascoltarla. Salve a tutti, sono Diana Lenza, psicologa e psicoterapeuta, e sono qui oggi con voi, ospite della trasmissione Mamma Mia, perché vogliamo parlare di libri. E infatti oggi iniziamo la rubrica La piccola biblioteca del genitore consapevole. Quindi vi consiglieremo dei testi che tutti i genitori farebbero bene ad avere nella loro piccola biblioteca casalinga, perché sono dei testi molto semplici e utili da consultare. In alcuni dei testi che vi suggerirò ci sono molti esercizi pratici e anche tante risposte a tanti dubbi che potete avere nel corso del vostro essere genitori con i vostri figli. Quindi oggi vi voglio presentare uno dei primi libri, che è questo, che si intitola Genitori efficaci, di Thomas Gordon, Educare figli responsabili. Questo è un libro scritto circa 50 anni fa ed è comunque un libro che rimane molto attuale e ancora viene utilizzato e viene preso anche come esempio quando si vuole avere una cultura per quanto riguarda l'educazione dei figli. Thomas Gordon è uno psicologo clinico americano, allievo di Carl Rogers, che è stato un pioniere per quanto riguarda la comunicazione e la gestione dei conflitti tra genitori, insegnanti, dirigenti, e ancora oggi viene preso d'esempio. Che cosa c'è scritto in questo libro? Allora, questo libro ritengo che sia utile da consultare, da leggere per i genitori, perché intanto è scritto in maniera molto semplice, ci sono molti esercizi pratici, ci sono delle indicazioni che sono facili da seguire, e inoltre ci dà delle utili indicazioni per quanto riguarda la comunicazione genitori-figli, che è alla base di una buona relazione con i nostri figli. In particolare, uno degli aspetti che a mio avviso sono interessanti è che il libro aiuta il genitore a imparare a essere se stesso, perché fare il genitore non è imparare a entrare in un ruolo. Essere genitori vuol dire imparare anche ad essere quello che si è. Se noi riusciamo anche nell'errore, per esempio, e c'è una parte su questo molto interessante, se noi riusciamo anche nell'errore, perché come genitori noi possiamo sbagliare, quindi se noi riusciamo nell'errore ad ammettere, a riconoscere e a parlarne con i figli, forse riusciremo ad avere anche con loro un rapporto di maggiore fiducia. Quindi ci sono dentro delle indicazioni semplici scritte in maniera comprensibile, non è un manuale solamente per gli psicologi o per gli insegnanti, ma è veramente una guida pratica
per chi ha figli e vuole imparare ad essere un genitore più autentico e più efficace. I consigli in particolare riguardano la comunicazione. Vi volevo anche qui fare un piccolo esempio, no? Di quello che per esempio alcuni errori che noi possiamo fare come genitori, per esempio quando ci mettiamo nella posizione di minacciare il figlio, oppure ammonirlo, oppure dargli gli avvertimenti, no? Che sono messaggi che possono rendere il bambino timoroso e anche remissivo, oppure possono suscitare risentimento e ostilità. Per esempio dire: se non vai subito a letto ci andrai a forza di sculacciate, oppure ti aspetto una sanzione se non ascolti quello che ti sto dicendo. A volte i figli non colgono l'intenzione del genitore, e il rischio è quello che intanto il figlio possa avere il gusto di verificare se veramente poi il genitore lo sculaccia, oppure se veramente dopo c'è la sanzione, perché spesso noi genitori minacciamo però poi non diamo seguito alle minacce, non diamo seguito agli avvertimenti, e quindi è molto importante che il messaggio che noi vogliamo mandare impariamo a mandarlo in maniera efficace. Quindi per questo motivo è importante imparare a dare il giusto messaggio. Quindi per quanto riguarda oggi, io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento, sempre con la piccola biblioteca del genitore consapevole. Grazie a tutti. E ringraziamo la nostra dottoressa Diana Lenza. Si capisce che al di là poi della professionalità c'è un grande amore proprio per l'essere genitore, ed è anche una grandissima lettrice, quindi ci sembrava la persona perfetta per questo tipo di rubrica. Come lei, dottore, ci sembra la persona perfetta per dirci in conclusione che cos'è un disturbo del sonno, perché forse è una definizione un po' abusata. Dunque, la sede è buona per fare un po' di chiarezza. Il disturbo del sonno è ripetuta difficoltà ad addormentarsi, quindi impiegare molto tempo per addormentarsi, ma non la singola sera, più sere, e poi svegliarsi la notte e non riuscire a riaddormentarsi, quindi impiegare nuovamente molto tempo. Occasionale non è mai niente grave, ripetuto bisogna capire cosa ci sta dietro. Quindi è un atteggiamento ripetuto di difficoltà ad addormentarsi e di risveglio notturno. Esatto, con difficoltà a riaddormentarsi. Ecco, è questo. Poi, facendo un passo indietro, ricordiamoci tutti comunque che la notte, il buio, non è molto rassicuratorio per nessuno. Quindi l'addormentamento che abbiamo descritto prima, non il disturbo, certo, con la presenza, con la mano allungata, con il libro letto, è un modo per accompagnare il bambino nel suo distacco dalla realtà, in qualche modo, no? Certo. Ecco. Io ho un'altra domanda. Prego. Dice, sono qua apposta. Il pisolino pomeridiano, nel senso, già dall'asilo, chiamiamolo l'asilo, insomma, la scuola dell'infanzia, chiamiamola così, ai nidi ancora di più, si è soliti far dormire i bambini quasi come se fosse un vero e proprio rituale, cioè è un momento così come il pranzo della giornata. Il riposino pomeridiano è una buona abitudine? Bisogna stare attenti a quando glielo facciamo fare, a quanto dura? A quando e a quanto. E poi è un'abitudine destinata nel tempo a non ripresentarsi. No. A 5 anni non c'è bisogno. Insomma. No, infatti anche negli ultimi anni di scuola dell'infanzia generalmente, in alcune strutture proprio non... Non si fa dormire un bambino dalle 6 in poi e neanche dalle 5 in poi. Si fa dormire dalle 2 alle 4, un'ora e mezzo, massimo 2. Purtroppo si sveglia anche delle volte, e ovviamente un pomeriggio d'inferno, però la sera alle 9 dormono. Cioè lei dice, se il bambino si addormenta alle 2 e mezzo dopo pranzo, e il genitore dice, sai che c'è, lo faccio dormire a oltranza, è un grosso errore, perché poi il problema si riproporrà la sera. Lo paghi a caro prezzo la sera. E poi io li capisco questi genitori che nel frattempo fanno tante cose in casa, poi la notte fanno tante ore sveglie.
preferisco un'ora e mezzo. Ripeto, svegliare un bambino di 2-3 anni, 4, è drammatico, un pomeriggio di inferno, di tutto, casca, si sente male, è stanco, una fame, ti fa nero. Però la sera, se un bambino alle 8:30, 9, 9:30 dorme, è la salute dei genitori, ecco, della casa, parliamo anche è sua. Di questo. L'orario deve essere, partiamo dal presupposto che sono consigli, tanto se non lo preciso certo. Io lo precisa lei, ne sono sicura, però in un ipotetico quadro ideale, un bambino di 8-9 anni che va a scuola la mattina dopo e dice ma io non ho sonno, va portato ad andare a letto a un orario decoroso e sempre sì, lo stesso orario? Entro le 9:30-10 dovrebbe dormire. 9:30-10, certo, quindi 8-9 ore di sonno come minimo il bambino sì, le dovrebbe fare prima di andare a scuola. Sì. E qualche consiglio? Allora, ci sono bambini, come le dicevo prima, no? Che si conoscono, li conosciamo tutti, che ancora appunto terza, quarta elementare o comunque hanno i compagni di calcio, hanno i compagni di pallavolo, hanno i compagni di nuoto, che fanno il famoso pigiama party e c'è sempre quel bambino che o inventa una scusa o non va perché ha difficoltà, perché in realtà si vergogna a dire io non dormo senza i miei genitori, però in realtà succede a tanti. È quindi un limite quello appunto alla socialità stessa dei bimbi? Io non credo, credo che intanto debba essere accolto, perché più spinge un bambino a fare una cosa che non gli piace e più la sente come un ostacolo insormontabile. Uno, è un obiettivo da perseguire probabilmente. Spesso invitare qualcuno a casa a dormire, un bambino che te possibilmente verifichi adatto al tuo, quindi tranquillo, pacato, stimolante, con dei genitori o con un genitore così intelligente che poi te lo rinvita, questo è il modo migliore per abituarlo a dormire fuori casa. Poi su pigiama party c'è un mondo di caos spesso, cioè, no? Però dormire fuori casa presso un amico mi sembra un'esperienza interessante. Questo è un bel suggerimento. Ti invito io intanto nel mio luogo sicuro. Ma anche per la cena. Inviti il bambino che fa, o la bambina che fa danza, che fa calcio con il tuo, che va anche a scuola, o non ci va ma lo conosce nell'attività ludica, e poi lo rinvitano anche a mangiare fuori. Per esempio, banalmente parlando, ma le culture non nostre, non italiane, spesso aiutano molto, perché nella cultura, per esempio, albanese, si mangia tutto a tavola. Un unico piatto spesso la sera e si deve finire. Quindi i nostri bambini abituati, quello non lo mangio, quello non lo mangio, lo guardano tutti se non finisce il piatto. E questa è una grande, bella abitudine. Quindi cenare fuori, vedi, ora ho fatto l'esempio della cultura, ma anche da amici, vedi quelli che guardano la televisione, quelli che non la guardano, e torni con bagagli positivi, con qualche bagaglio anche negativo. Certo. Quella, la frase, ma loro tutti guardano la televisione, te sereno gli dici noi no. Punto. Punto. La valorizzazione della differenza. Non devi spiegare niente. Io sostengo che è bellissima la carta dei diritti del bambino. Meno male c'è, meno male è stata approvata dallo Stato italiano, però esiste anche la carta dei doveri del bambino. Quindi il dovere di finire il piatto, per esempio, tutto quello che c'è nel piatto, di andare a letto a un'ora stabilita, di fare i compiti da A, di impegnarsi nelle cose esiste ancora, e se vuoi un premio, un qualcosa a cui tieni, te lo devi intanto meritare, poi lo devi desiderare, non ti deve arrivare in forma gratuita, sennò cosa fai in adolescenza? È tutto scontato e non ti impegni e non sai sfruttare le frustrazioni della vita, che oggi poi ecco. Sono tutti consigli più che saggi. C'è un'ultima cosa, abbiamo gli ultimi minuti, che ci tiene a dire a questi genitori sì. riguardo al sonno, riguardo, o anche un consiglio, tanto lo apprezzano. Beh, i genitori. Intanto i genitori non devono sentirsi soli. Ora, io non lo devo dire in questa sede, ma io ci sono come altri colleghi, uno. E due, io un libro glielo consiglierei, sicuramente già lo conoscono. Non è sul sonno, ma sul rapporto genitori-figli e le aspettative. Ed è un capolavoro di Paola Mastrocola, Non so niente di te. Un libro da leggere, anche da studiare. È meraviglioso. Paola Mastrocola è una delle mie autrici preferite. Bello che poi alla fine torniamo sempre a parlare di libri. Alla fine sì. L'idea della rubrica è stata azzeccata. Dottore, torna? Quando volete. Perché avrei altri 2 o 3 argomenti
insomma, che secondo volentieri me possono interessare. Parlando molto di psicologia dell'educazione, ripeto, okay? Certo, sempre restiamo in tema. Grazie allora di essere stato con noi, ci vediamo alla prossima puntata. Perfetto. Se non è la prossima è la successiva, mi raccomando. Io vi ringrazio di essere stati con noi e ci vediamo quindi la prossima settimana, la prossima puntata di Mamma Mia. Grazie a tutti. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. So take your time, think a lot. Why think of everything you got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. I know I have to go.